Allora, volevo commentare un articolo che è apparso all'interno del sito voxeo.org intitolato Import Competition US Sentiment Toward China di Rabah Arezki, Duong Trung Le, Ha Nguyen e Yu Nguyen del 27 luglio 2024. Cioè, praticamente sarebbe la competizione guidata dalle importazioni e diciamo, sentimenti che gli americani hanno nei confronti dei cinesi, cioè l'idea. Diciamo così, sentiment si intende l'opinione che gli americani hanno nei confronti dei cinesi. Gli autori dicono che la relazione tra Stati Uniti e Cina è certamente la relazione bilaterale più importante del XXI secolo, e loro, in questo loro articolo, cercano di rappresentare appunto la relazione tra l'andamento diciamo il trade imbalance, quindi diciamo la bilancia commerciale, o meglio sarebbe dire lo squilibrio commerciale che esiste inevitabilmente tra Stati Uniti e Cina, perché gli Stati Uniti importano e i cinesi esportano, quindi i cinesi hanno diciamo un export diciamo in attivo, un avanzo della bilancia commerciale molto importante, cosa che invece gli statunitensi, al contrario, invece hanno un deficit della bilancia commerciale. E quindi viene analizzato questo trade imbalance, quindi questo squilibrio della bilancia commerciale rispetto a quelle che sono le opinioni relative ai cinesi, delle comunità americane che sono più esposte ai sentimenti, diciamo, alla competizione dei cinesi. E sostanzialmente le opinioni che sono indotte dal bilancio commerciale negli americani tendono ad essere molto ampie, quindi quando gli americani diciamo cambiano opinione nei confronti dei cinesi per motivazioni legate alla bilancia commerciale, questo cambiamento di opinioni non riguarda soltanto gli aspetti economici commerciali, quanto al contrario diventa diciamo una visione ampia a 360 gradi, che quindi riguarda la politica, gli aspetti militari, le questioni relative alla sicurezza nazionale. E quindi gli autori concludono dicendo che la competizione basata sul commercio internazionale in realtà ha delle implicazioni di carattere geopolitico attraverso la modifica dell'opinione che la popolazione statunitense ha nei confronti dei cinesi. Non c'è dubbio che la relazione tra Stati Uniti e Cina è certamente una delle relazioni più importanti del XXI secolo. Stati Uniti e Cina insieme fanno il 40% del PIL. Si tratta di una relazione bilaterale complessa che è sia una interdipendenza che anche una rivalità. E che ha degli impatti, poi c'è cioè le modificazioni della relazione complessa tra Stati Uniti e Cina, hanno degli impatti a livello globale. Ovviamente tra le due soltanto una di queste nazioni è una superpotenza militare, ovvero gli Stati Uniti, mentre i cinesi rimangono per adesso soltanto una potenza manifatturiera. E chiaramente il fatto che c'è questo squilibrio commerciale importante tra Stati Uniti e Cina, che avvantaggia evidentemente i cinesi e danneggia gli americani, genera delle tensioni. E soprattutto per quanto riguarda le opinioni che gli americani hanno nei confronti dei cinesi. Quindi gli autori hanno messo in evidenza come i cambiamenti delle relazioni commerciali internazionali abbiano in realtà provocato una modificazione delle opinioni degli americani nei confronti dei cinesi, soprattutto nelle comunità locali. E si è visto come appunto la penetrazione commerciale dei cinesi negli Stati Uniti coincide con un cambiamento dell'opinione degli americani nei confronti dei cinesi. Questo, gli autori per fare questo, per analizzare questo sentiment, queste opinioni, hanno preso in considerazione diciamo, i media e quindi delle fonti giornalistiche soprattutto.
E diciamo quindi il lavoro viene inserito, di ricerca viene inserito all'interno di questo contesto, diciamo proprio dell'analisi delle opinioni. Però c'è un elemento positivo in più perché l'analisi prodotta opera a livello di comunità locale e mette in evidenza quelli che sono, diciamo, degli orientamenti commerciali strutturali. Quindi, diciamo, gli autori hanno visto che esiste questa relazione e sostanzialmente hanno, diciamo, analizzato, hanno creato questo sentiment index e ne hanno analizzato l'andamento. Innanzitutto c'è un cambiamento che si verifica dal 2000 al 2020. Questo cambiamento è dovuto al fatto che la Cina, a seguito dell'ingresso nel WTO, ha modificato in un modo molto importante la propria contribuzione all'export manifatturiero a livello mondiale, che è passato dal 4,8% nel 2000 fino al 15,1% nel 2010. E questo aumento ha avuto un impatto, dicono gli autori, a livello di opinione dei cinesi nelle comunità degli americani. Gli autori hanno fatto un'opera importante di analisi, diciamo, di sostanzialmente articoli giornalistici, in cui si parla che diciamo le fonti sono 173 giornali americani nel periodo tra il 1979 e il 2020, con più di 420.000 articoli che sono stati analizzati. Qual è la diciamo, hanno creato quindi questo indice, l'indice del sentiment index degli Stati Uniti nei confronti dei cinesi, che si vede praticamente raggiunge il picco nel 2007. C'è una crescita soprattutto, diciamo, dall'inizio del 2000 fino al 2007. Poi dal 2007 inizia a declinare e addirittura nel 2020 raggiunge il minimo assoluto che si possa verificare. Allora dicono gli autori che diciamo, prima del 2001, diciamo, diciamo, c'è stato, prima del 2001 non ci sono stati fenomeni particolarmente rilevanti che potessero che abbiano inciso nella determinazione delle opinioni degli statunitensi nei confronti dei cinesi. Però l'unico fenomeno che veramente ha avuto un impatto è stata la crisi del 1989, che praticamente coincide con la questione di Piazza Tiananmen, il massacro di Piazza Tiananmen. Però nella realtà, ecco, guardando dal 2000 in poi, c'è proprio questo fenomeno. C'è un picco nel 2007, poi la questione degenera fino a un minimo assoluto nel 2020. Le autori dicono che nel 2017 c'è stato un inasprimento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina per quanto riguarda soprattutto la trade war, quindi la guerra commerciale, fino a quando poi, diciamo, questo fenomeno è andato sempre di più peggiorando e si è arrivati ad un'opinione negativa. Sostanzialmente oggi gli americani hanno un'opinione negativa nei confronti dei cinesi perché questo indicatore è diventato negativo. Quindi, diciamo, ci sono, diciamo, questi cambiamenti di opinione. Gli autori dicono in realtà potrebbero esserci dei cambiamenti di opinione che non riguardano soltanto gli aspetti economici e che vadano anche oltre, e questo dimostra come i cambiamenti nella struttura del commercio internazionale possono avere anche un impatto significativo nel modificare le opinioni che le comunità locali hanno di popoli, nazioni e stranieri. Cosa possiamo dire di questo articolo? È certamente, diciamo, un articolo molto
molto interessante, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché qui non lo dicono gli autori, però immaginiamo che abbiano utilizzato un'abbondante struttura di machine learning, algoritmi, quindi qui ci sono elementi importanti, data science, insomma sicuramente un articolo complesso, perché analizzare 420.000 notizie in un periodo così lungo come dal 1979 fino al 2020 certamente è stata una cosa assolutamente complessa, però diciamo da un punto di vista tecnico, però il risultato è molto interessante, o potremmo anche dire è ovvio da un certo punto di vista, perché chiaramente la crescita dell'economia cinese ha certamente spaventato a un certo punto gli americani, perché oggi gli americani si rendono conto, si sono resi conto di questo soprattutto durante il Covid-19, che praticamente non producono più nulla e sembra che non abbiano più la capacità di produrre. Ora dobbiamo considerare che la produzione di beni e servizi negli Stati Uniti è stata una cosa molto rilevante durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno dei motivi per cui gli americani sono diventati l'economia più importante del mondo, ovviamente il fatto di aver vinto la Seconda Guerra Mondiale, ma l'hanno vinta proprio mettendo in atto un'attività industriale enorme, che doveva competere con la capacità industriale dei nazisti, che anch'essa era molto considerevole. Quindi diciamo c'era una competizione sulla produttività, ovviamente in quel caso si parlava di tecnologie, armamenti e diciamo applicazioni in scenari di guerra, che ha reso l'economia americana molto molto advanced. Ora la scoperta durante diciamo il Covid-19 della perdita della struttura manifatturiera, una scoperta dell'acqua calda, potremmo dire, nel senso che gli americani hanno delocalizzato volutamente in Cina. Cioè il miracolo economico cinese è, l'ho detto altre volte, un miracolo economico che gli americani hanno fatto in Cina, e questo miracolo in realtà è stato anche molto profittevole, soprattutto per le aziende di Forbes 500, soprattutto per le aziende quotate a Wall Street. Se noi guardiamo l'andamento del mercato del prezzo delle azioni della Apple, vediamo che questo andamento è sempre crescente, e se ci domandiamo se questo stesso andamento sarebbe stato altrettanto crescente in assenza di importanti delocalizzazioni in Cina, beh, probabilmente la risposta è no. Certamente l'aver utilizzato la Cina come fabbrica del mondo ha contribuito a creare valore su moltissime aziende americane. Però gli americani ne hanno sofferto, perché la globalizzazione ha tolto molti posti di lavoro negli Stati Uniti, e hanno sofferto soprattutto gli americani privi di scolarizzazione, cioè quegli americani che non sono andati alle università di Harvard, del MIT, della Columbia e di Yale, cioè le Ivy League, e invece erano magari persone che svolgevano attività manuali, operai, dipendenti. Queste persone hanno sofferto molto per la globalizzazione e per la delocalizzazione soprattutto manifatturiera in Cina, ed è stato dimostrato che in realtà, cioè, per quanto il lavoratore americano tema sia la globalizzazione che l'intelligenza artificiale, in realtà quello che ha spiazzato il mercato del lavoro americano non è la tecnologia, è proprio la globalizzazione, perché portare via le aziende inevitabilmente ha creato una riduzione, uno spiazzamento dell'offerta di lavoro rispetto alla domanda di lavoro, soprattutto per lavori a bassa qualificazione come appunto gli operai e i dipendenti. Ovviamente cambiamento diciamo del sentimento nei confronti dei cinesi si è visto proprio durante il Covid. Non ci dobbiamo dimenticare che durante il Covid, ecco perché probabilmente il 2020 c'ha un andamento molto negativo, si parlava di una vera asianofobia che si era diffusa negli Stati Uniti, e ci sono stati dei fenomeni violenti di attacco nei confronti delle comunità asiatiche
quindi non soltanto cinesi, proprio in senso asiatico, in senso ampio, perché si riteneva che in un qualche modo le popolazioni asiatiche fossero responsabili anche del Covid, proprio per il fatto che il Covid si è diffuso a partire dalla Cina. Ecco, se noi ricordiamo anche in quel periodo le dichiarazioni dell'all'epoca presidente Donald Trump, che molto spesso parlava di China, come addirittura parlava di China virus, proprio per dire che erano stati i cinesi a produrre ed esportare questo virus nel mondo, che ha provocato un crollo delle economie occidentali e un grave danno per le popolazioni, tanti morti e tante persone che hanno avuto conseguenze nefaste. Quindi in quel periodo, soprattutto con la presidenza di Donald Trump, c'è stata una crescita di questo sentimento anticinese negli Stati Uniti, promozionato dallo stesso presidente. I discorsi che faceva Donald Trump durante il Covid erano quasi tutti contro la Cina. E del resto ricordiamo anche che quando negli Stati Uniti è scoppiata proprio la crisi, la pandemia, c'erano anche dei problemi negli Stati Uniti nel trovare mascherine e ventilatori polmonari, che proprio per il fatto che questi non venivano prodotti negli Stati Uniti, dovevano essere importati. Ed anche in città importanti come New York c'era questo problema. Quindi evidentemente gli americani si sono resi conto che avevano perso la forza manifatturiera a livello commerciale. Subivano molto la concorrenza della Cina. Poi c'era anche il virus. Trump ci ha messo certamente del suo nel dichiarare proprio aperta questa ostilità nei confronti dei cinesi e degli asiatici in senso ampio. Evidentemente il mix di questi elementi, insieme con la globalizzazione, la delocalizzazione, la tecnologia, la perdita di posti di lavoro di moltissimi americani poco scolarizzati, quindi operai e dipendenti, e certamente ha fatto esplodere un sentimento, un'opinione degli americani contrari nei confronti dei cinesi. Ora, noi dobbiamo anche considerare che gli americani, per come li conosciamo, da quando hanno vinto la seconda guerra mondiale, sono un popolo molto legato all'idea di leadership. Non sappiamo che cosa potrebbe succedere se gli americani dovessero perdere la leadership, cioè se un domani veramente l'economia cinese dovesse superare l'economia americana, noi non sappiamo come risponderebbero gli americani, perché siamo abituati, e anche gli americani sono abituati, a considerarsi come la leadership mondiale. Ora, qualora questa leadership dovesse venire a mancare per motivazioni economiche di fatto, cioè perché i cinesi diventano il PIL cinese supera quello americano, e magari perché sono sempre di più i paesi che si legano alla Cina piuttosto che agli Stati Uniti, ebbene questo potrebbe portare delle conseguenze molto molto particolari. Però io non credo che gli Stati Uniti perderanno mai la leadership economica e neanche militare, e sono in fondo anche convinto che gli Stati Uniti, per quello che mi sembra, anche se io non sono un americanista, nel senso che non sono uno che studia la storia degli Stati Uniti, quindi il mio approccio è sempre economico, però mi sembra che gli Stati Uniti siano un paese alla ricerca di un antagonista, cioè sia un'economia che funziona molto bene quando c'è una competizione, e quindi loro hanno vinto la guerra fredda in antagonismo con i russi, e probabilmente se si crea un antagonismo con i cinesi vincono ugualmente, perché è una società che reagisce molto bene agli stimoli esterni avversi. Quindi, diciamo, è molto probabile che se gli Stati Uniti si coinvolgono complessivamente come paese in una competizione non militare, ovviamente, semplicemente economica, tecnologica, manifatturiera e produttiva con i cinesi, molto probabilmente ne uscirebbero vincitori proprio per le caratteristiche capitalistiche e competitivistiche della loro società. E molto probabilmente questo potrebbe arrecare un grande beneficio sia alla popolazione americana che all'Occidente, anche in senso ampio, perché poi quando gli statunitensi si impegnano in queste competizioni,
tendono a produrre tutta una serie di effetti positivi da un punto di vista tecnologico, che poi vanno a finire anche nel miglioramento della vita, della qualità della vita della popolazione in senso ampio. Quindi, da un lato, ecco, ci sono fattori economici, sociali, politici che possono certamente essere utili nell'interpretare questo decadimento dei cinesi nell'opinione degli americani. Però dall'altro lato vediamo un elemento positivo nel fatto che, essendo gli statunitensi, gli Stati Uniti, una società che a me sembra antagonista, o alla ricerca di un antagonista, una società competitivista ha bisogno di un antagonista, perché se non c'è l'antagonismo non si crea neanche, non si attivano le forze della competizione, e allora probabilmente la Cina, se diventa l'antagonista degli Stati Uniti, probabilmente gli Stati Uniti cambieranno tantissimo e torneranno ad essere un paese produttivo e potente, non soltanto nel senso militare, cosa che sicuramente crescerà ancora di più, quanto proprio nella produzione di beni e servizi, e questo potrebbe creare, diciamo, degli impatti molto positivi a livello globale.